L'età della pietra. Trasformare la palestra in una sala degna di ospitare la cena dei nuovi soci è una bella sfida. Magari potremmo far coprire questi orrendi canestri con qualche arazzo prezioso. Fantastico, Randolph. I vecchi arazzi sono l'ideale per nascondere i vecchi canestri. Perché Sam deve entrare in tutti i club della scuola? Oh sì, sono assolutamente d'accordo con te. Il pesce palla è un piatto esotico, ma è poco indicato per gli ospiti che preferiscono non rischiare la vita a cena. Ok, dopo aver cenato, i soci vorranno ascoltare della musica e magari ballare. Bene, questo è decisamente pane per i miei denti. Ascolta! Non è male, però in un'occasione così formale ai soci del club classe offriremo un sottofondo musicale un po' più tradizionale. Come per esempio un bel tango. Mi concede l'onore, signora? Cielo, scusami, non sai quanto mi dispiace. No, è colpa mia. Avrei dovuto immaginare che non potevi conoscere i passi di un ballo di classe come questo. Sono così... Smettila, non è vero. Dai, molliamo questa festa di gente ingessata e andiamo a divertirci alla fiera del glamour. Per cosa? Per farmi prendere in giro? Non credo proprio. Non mi mostrerò più in pubblico finché non sarò presentabile. Ci iscriveremo a un corso di galateo. Cosa? Ricordati, Samantha, una perfetta dizione e una postura corretta sono essenziali per fare una buona impressione. Ripeti dopo di me. Posso offrirvi un'ottima tazza di tè inglese al bergamotto? Prova tu. Posso offrirvi un'ottima tazza di tè inglese al bergamotto? Prova di nuovo, ma stavolta tieni il naso più rivolto verso l'alto. Posso offrirvi un'ottima tazza di tè? Posso offrirvi un'ottima tazza di tè? Molto meglio. E adesso passiamo alla postura. Useremo questi elenchi telefonici per esercitarci nella locomozione esemplare. Sara, ma queste maniere esemplari sono così finte. Non sembra più nemmeno Sam. È vero, lo fa solo per fare colpo su Randolph. Quando dovrebbe essere il contrario? Oh, posso offrirvi un'ottima tazza di tè inglese al bergamotto? Oh? Dove sono andate? Signorine, non è gentile andarsene senza salutare. Buonasera e scusate per il disturbo. A quanto pare ho interrotto il vostro rito del tè. Non preoccuparti, posso offrirti un'ottima tazza di tè? Volentieri, e complimenti Sam, mi piace molto questo suo nuovo modo di essere. Davvero? Si vede già la differenza? Ah sì, assolutamente, mi ricorda moltissimo mia madre. Oh, cavoli! E ora passiamo alla missione. Non ci sono molte informazioni, soltanto una serie di episodi di piccolo vandalismo risse nei club. Insomma, il classico comportamento primitivo spontaneo. E noi dovremmo andare in missione per risolvere simili sciocchezze. Cos'è? I cattivi del mondo sono andati in festa. Benché i fatti siano in realtà poco rilevanti, stanno diventando frequenti e la WUP è molto allarmata. Accipicchia, sembra essercene uno in corso al centro commerciale di Beverly Hills. Sì, vi consegno subito i supporti. Gladys? Occhiali da sole con sensore termico di movimento. Limita per le unghie con laser. Asciuga capelli a getto di tornado. E in caso di precipitazioni, pioggia acida compresa, potrete ripararvi con questo ombrello compatto, pieghevole, corazzato e rivestito in teflon. E ora andate al centro commerciale, ma ricordate, niente shopping. Siete in servizio. Uffa! Siamo arrivate troppo tardi. Il nostro centro commerciale preferito. Ma cos'è successo? Una rivolta? Un saccheggio? I soldi anticipati? Avete sentito? Sembra che il colpevole sia ancora qui in giro. No, non vedo niente. Un momento.
laggiù, nel negozio di scarpe. Fermati, scimmione. Non credo che qui abbiano delle taglie extra large. Sei un po' troppo lento, cavernicolo. Saranno anche lenti, però sono terribilmente forti. Io o qualunque cosa siano, la loro dizione e postura sono improponibili. Per non parlare del loro scarso fair play. Ehi, chi è quello? Pensavo fosse vera. Però se questi trogloditi incivili sono stupidi come sembra, basterà un ologramma. Certo, nella scala evolutiva sono un po' più avanti di loro, anche se non è una gran soddisfazione. Ehi, primitivo, che razza di modi sono? Non lo sai che prendere una donna con la forza è poco gentile? Lasciala andare, altrimenti... Ti prego, Alex, fatti venire un'idea! Mi sta letteralmente strappando la tuta! Sta tranquilla, sono molto più furba di quello scimmione. Come va? Tutto bene? Per un attimo ho temuto il peggio. Un tizio che sembrava meno goffo degli altri gli ha dato la lancia. Ma poi non l'ho più visto. Mi sa che deve essere scappato con tutta la banda. Quindi lui è l'unico rimasto. Ok, diamogli un'occhiata. Ma è Randolph. Ma ci picchia, è proprio lui. Che si fa? Lo portiamo alla Whoop per interrogarlo o lo molliamo allo zoo? Alex, ma non vedi che il poverino non è in sé? Sembra regredito di 10.000 anni. Rino! Si è svegliato? Non riesco a credere che l'abbiate legato come un salame. Abbiamo aspettato abbastanza, ora chiamo Jerry. Buon pomeriggio, spie. Avete qualcosa da segnalare? Sì, abbiamo preso uno dei colpevoli. E indovina? È un tizio per cui Sam ha preso una cotta. Ah, ma davvero? Che strano. Credevo che frequentasse gente un po' più a modo di una banda di hooligan. Sappi che Randolph non è un hooligan. È il presidente del prestigiosissimo Club Class. Un essere umano colto e sofisticato che apprezza la frutta di plastica. Potrei dargli un'occhiata. A quanto pare questo Randolph è un cavernicolo. Cosa? In base alle misure che ho preso, soprattutto del cranio, ha tutte le caratteristiche fisiche di un uomo di Neanderthal. Ma com'è possibile? Fino a ieri era il ragazzo più sofisticato della scuola. C'è qualcuno che si diverte a trasformare le persone in perfetti cavernicoli e non capisco per quale motivo. Buona domanda, Clover. Avete qualche altro indizio? Sì, qui abbiamo... la sua lancia. Decisamente poco moderna come arma, non trovate? Guardate qui. È identica a quella che c'è nella sezione di antropologia del college di Beverly Hills. Andate al college e cercate eventuali tracce. Io farò portare Randolph alla Whoop per cercare di invertire il processo di riduzione cerebrale. Mi auguro che l'operazione riesca, altrimenti la prossima cena del class sarà un po' bizzarra. Speriamo di risolvere il caso prima che finisca la fiera. Non vedo l'ora di provare le giostre dell'eleganza. In base alla mappa che ci ha dato Jerry, questo dovrebbe essere l'ufficio del direttore del college, il professor Link. Non so se questo tizio sia veramente un professore. Guardate qua quanti diplomi finti. College per corrispondenza di Micronesia. Qualcuno di voi l'ha mai sentito prima? La domanda di ammissione è stata respinta da tutte le università, Harvard, Princeton, persino dal club esclusivo dei geni. Sentite qua, rivista di antropologia. Le teorie del professor Link si basano su ipotesi semplicemente assurde. Pensate, se fosse una matricola, verrebbe bocciato per gli errori di grammatica. Quel poverino mi fa quasi pena. Però ha anche partecipato a un quiz televisivo. Ehi, questo tizio somiglia a quello che ho visto prima al centro con la lancia.
nel qual caso deve conoscere il professor Link, a meno che quel nanetto non sia proprio Link. Sì, ma perché terrebbe la foto di una sconfitta? Oh, non lo so, però ha tenuto anche le lettere di rifiuto. Di sicuro è un tizio molto strano. È una caverna. O perlomeno un'ottima imitazione. Wow, sembra di essere in una specie di museo. Davvero realistico. Gli utensili di pietra, i graffiti, i tavoli. E quel gruppo di cavernicoli. Ehi, quelli sembrano uomini veri seduti attorno a un fuoco vero. Ma sono proprio veri. E anche le loro lance. Siamo scappati a situazioni peggiori di queste, quindi non disperiamo. Mi auguro tu abbia ragione. Guardate! Deve essere il professor Link. Bella idea spaventare quei poveretti con quel costume. È più sveglio di quanto sembri. Io sono il professor Link. E molto presto diventerò l'uomo più intelligente del mondo. Su, prendetele! Più che un cattivo, lei sembra un impostore, vista la quantità di lauree false. Già, i cattivi con cui trattiamo di solito sono dei veri geni del male, non dei buffoni. E si vestono molto meglio. Dove ha scovato quel terribile costume? Al mercato delle pulci? Non dovete sottovalutarmi, mie care, ma pazienza. È l'ultima volta che mi si tratta così, perché ho intenzione di far regredire l'intera specie umana per sempre. E va bene, chiediamoglielo. Perché? Dopo anni e anni di porte in faccia dal mondo accademico, ho cercato di rendermi più intelligente di tutti gli altri, espandendo la mia capacità cerebrale con questo. Purtroppo le onde emesse hanno sortito l'effetto contrario. E così ho deciso di diventare l'uomo più intelligente del pianeta dopo aver reso i miei simili più stupidi. Una mossa davvero molto ambiziosa e soprattutto brillante. Guardatevi intorno. Questi scimmioni erano il corpo docente della facoltà di fisica del college di Beverly Hills. Ah, ma forse non mi credete. Ok, vi do subito una piccola dimostrazione. Questo signore con la barba è il direttore del Dipartimento di Astronomia. Grazie alla versione gigante del mio dispositivo, entro oggi farò tornare la civilizzatissima Beverly Hills all'età della pietra. Dopodiché trasformerò il mondo intero in uno zoo di cavernicoli. Eccetto me, naturalmente. Diventeremo delle cavernicole e mangeremo carne cruda vestite di pelli! Oh, no, niente paura, perché ho dei progetti molto diversi per voi tre. Farete una bella gita istruttiva nel mondo dei dinosauri. Magari se avrete fortuna, qualche paleontologo del futuro scoprirà i vostri resti. Ma ci vorranno milioni e milioni di anni. Ciao, ciao. Dobbiamo farci venire subito un'idea. Questi vapori stanno cominciando a farmi effetto. L'asciugacapelli è getto di tornado. Forse quello potrebbe esserci molto utile. Se solo riuscissi a liberarmi le mani. Ehi, prima ho raccolto una punta di lancia di pietra. Che c'è? Pensavo di farci un ciondolo originale. Tienti pronta, Sam. Ci siamo quasi. E adesso andiamo a fermare Link, prima che Beverly Hills si riempia di babbei che girano vestiti di pelle e con lo sguardo assente. Lo sentite? Sembra il suono del dispositivo riduci cervello di Link. Purtroppo l'ha già attivato. Ma da dove viene? Deve averlo messo molto in alto. Lassù, la ruota panoramica della fiera è il punto più alto della città. Andiamo! Ehi, ho già trasformato tutti gli abitanti in cavernicoli! No, non tutti!
che su di noi non ha alcun effetto. Ce n'è uno molto arrabbiato sul tetto, ci penso io. Alex, aspetta! Ce l'ho fatta! È la Jeep che ci protegge. Non dobbiamo uscire per nessuna ragione. Dai, Alex, rientra in macchina! Stavi già cominciando a trasformarti in una cavernicola, guardati! Forse devo darmi una spuntatina alle sopracciglia. È difficile perché il raggio ti ha ridotto il cervello, però devi stare sotto l'ombrello, mi hai capito? Alex! Wow, questa sì che è una ruota gigante! Ha avuto l'intuizione giusta. Se vogliamo fermare Link, dobbiamo salire fin lassù. Vedo che le ticcanaso sono riuscite a scappare, ma non importa. Occupatevene voi, miei fedeli Neanderthal. Non è difficile, fate così. Era già difficile riuscire ad evitare i raggi. E adesso ci lanciano pietre e lance. Ce la possiamo fare finché non tirano niente di più pesante. Non ce la faremo mai ad arrivare in cima. Noi forse no, ma in compenso Alex c'è quasi. Basterebbe tranciare il braccio di supporto con la lametta laser. Sì, così la ruota intera si sfascerebbe. Ehi Alex, trancia il braccio di supporto. Usa la lametta per le unghie a laser. Ce l'hai in tasca. Trancia la vite di sostegno del braccio. Stanno sganciando la ruota. Presto, andate a fermarle. Jerry, anche tu sei un cavernicolo. No, non proprio. Per fortuna i raggi non sono riusciti a penetrare all'interno della sede della WOOP. E gli unici dipendenti colpiti sono stati quelli che erano in pausa, compreso me. Ma avete comunque salvato il resto della California dal tornare all'età della pietra. Io ho una domanda. Sì, io starei sempre così? Siamo riusciti a invertire il processo, l'abbiamo anche testato su Randolph e tutti quelli che erano stati colpiti dal raggio torneranno alla normalità e non ricorderanno assolutamente nulla. Ma allora Randolph starà bene. Non dovresti preoccuparti della tua amica Alex. Oh, ma certo, hai ragione. Buonasera, sono felice di vedervi. Ma che bel vestito. Benvenuti alla cena dell'esclusivo Club Class. Risparmiati l'etichetta per quell'ingessato di Randolph. A proposito, dov'è quel tuo simpaticone? Non l'ho ancora visto. Doveva occuparsi lui della musica. Non trovi che la festa sia tremendamente noiosa? Randolph, ma che cosa ti è successo? Non mi sembri più quello di prima. Infatti, vecchio Randolph, noioso e impettito, se n'è andato per sempre. Non so perché, ma ho sempre tenuto nascosto il mio lato selvaggio. Andiamo, buttiamoci. Magari dopo. Come preferisci.
Proprio che gli sia rimasto ancora qualche piccolo residuo di cavernicolo. Niente che un corso di Galateo non possa curare, giusto? Senza paura! Non penso che il vecchio Randolph tornerà più da me. Ehi, Randolph! Sì! Spero vi piaccia sta musica, Sochi! Neanderthal mi ha insegnato una cosa. Non è importante essere sempre eleganti e perfettamente truccati. È del tutto normale, anzi, salutare, svegliarsi e rilassarsi senza pensare al look. Clover, c'è un ragazzo della tua classe che chiede di vederti. Rossetto, cipria, capelli, sono a posto. Ok, mi rilasserò domani.